si riparte a piccoli passi anche nello sport a Camerino con la 10ª edizione della Gran Fondo Terre dei Varano. Con noi il presidente della SD Avis Frecce Azzurre, Sandro Santacchi. Presidente, piccoli passi, dopo la 9ª edizione sono successe diverse cose, ma quando c'è la passione, quando si parla di due ruote, non ci si ferma sicuramente. No, fermarsi no, sicuramente. E noi abbiamo la fortuna di avere questa manifestazione che è molto conosciuta e sempre molto partecipata, e in questa occasione la vogliamo sfruttare per dimostrare che tutto il nostro territorio ha una ferma volontà di ripartenza, e quindi siamo tutti proiettati nell'organizzare come al solito abbiamo sempre fatto, ma quest'anno forse ancora meglio, questa manifestazione per dimostrare a tutti che ancora ci siamo. ASD, Comune, Territorio, Mobilitati, ci saranno delle variazioni sul percorso, sull'arrivo oppure? Allora, intanto devo dire che nell'organizzazione saranno a noi vicino tutte le componenti della nostra comunità. Hai detto del comune, ma abbiamo al nostro fianco l'università, abbiamo al nostro fianco la Prologo, abbiamo al nostro fianco la Croce Rossa, abbiamo la Contram, e ci spalleggiano anche le aziende che sono diventate il simbolo del nostro territorio durante e dopo il sisma. Parlo della pasta di Camerino, parlo della Svila di Visso, parlo dell'azienda del salumificio Bartolazzi, e parlo della Nerea, e acqua di, insomma, tutte queste aziende sono al nostro fianco a testimoniare che è proprio tutto un territorio che ha la volontà di rimettersi in gioco e di dimostrare che da parte nostra, nonostante tutte le avversità che si stanno vivendo da diversi mesi, però per quello che ci è consentito vogliamo dimostrare che abbiamo la volontà di ripartire. Territorio presente, ma anche molti atleti che giungeranno da ogni parte d'Italia, volendo ricordare qualche numero della passata edizione. Allora, la passata edizione, quella subito dopo il sisma, in questo anno corrente 2017, si è svolta in modalità cicloturistica. Per noi era una versione diversa dal solito, e la nostra è una manifestazione che normalmente è stata sempre agonistica, lo ritornerà ad essere per questa edizione del 2018. Noi, diciamo, gli standard dei nostri soliti sono intorno alle 1300 partecipazioni, e naturalmente da ogni parte d'Italia, alcuni anche dall'estero, e quest'anno contiamo forse anche di ritoccare questo dato, perché già abbiamo segnali di impazienza e di, insomma, sono molti gli amici che sicuramente vorranno partecipare per essere solidali e vicini alla nostra iniziativa. Avremo anche in questa edizione qualche testimonial d'eccezione, qualche partecipazione che magari non vogliamo ancora svelare. Ma il nostro testimonial è Luca Panichi, è ormai il nostro testimonial storico, e quindi lui sicuramente sarà della partita e sarà qui anche oggi. E normalmente anche Yuri Ghechi ci è stato vicino proprio nei momenti subito dopo il sisma, e lui ha spalleggiato anche tutte le iniziative dell'associazione Io Non Crollo, e quindi sicuramente anche Yuri sarà di nuovo con noi come lo è stato quest'anno. Per quanto riguarda le informazioni che possiamo dare sui percorsi, saranno tre, e ripercorreremo tutto il tracciato che già fu dell'ultima edizione del 2016, l'ultima edizione agonistica. Quindi potremo presentare un percorso corto di circa 50 km con un dislivello di circa 1000 metri. Questo sarà diciamo adatto e riservato a cicloturisti e a possessori di biciclette elettriche. Quindi è un excursus intorno alla nostra città, e si punterà
a raggiungere Montelago, che per noi, diciamo, noi la chiamiamo la montagna di Camerino, quindi con questo percorso sarà possibile raggiungerla, come del resto anche negli altri due. Poi abbiamo un percorso medio di circa 100 km per 2000 metri di dislivello e il classico percorso lungo che sono 154 km e 3300 metri di dislivello, che avrà il suo punto di maggior interesse con la scalata a Sassotetto. Studio 7. La Gran Fondo del Capitano di Bagno di Romagna, 1000 euro, e da ultimo la Gran Fondo Stelvio Sandini di Bormio, 2739 euro. Il totale sommano 11.284 euro, che chiamo qua Claudio Cingolani, e noi doniamo all'associazione Io Non Crollo. Eccolo qua, 11.284. E questo è un assegno di 3.000 euro della nostra associazione Avis e Frecce Azzurre, quale contributo per gli iscritti che abbiamo avuto nella pedalata che abbiamo fatto quest'anno a giugno. Ecco qua. Ringrazio Sandro come presidente dell'Avis e Frecce Azzurre e a nome anche di tutte le associazioni che adesso hai elencato che ci hanno aiutato, ma ringrazio Sandro anche come amico, perché veramente nei giorni successivi al terremoto è stato una persona che è stata molto vicino, che ha creduto nel progetto del quartiere delle associazioni, che ha visto in queste attività che molti ragazzi di Camerino hanno fatto un'attività positiva dell'Italia che corre, dell'Italia buona, che sta facendo un'attività per donare alla città un centro di aggregazione, un polo che possa essere utile per ritrovarsi e per vivere quella socialità che oggi ci manca molto. E quindi ecco, ringrazio proprio per la sua continua vicinanza e il continuo supporto. Ci siamo molte volte confrontati anche in questo periodo per capire qual era la strada migliore da percorrere e quali potevano essere le attività da fare insieme. Non ultima quella della Gran Fondo di Varano dell'anno scorso, di quest'anno, diciamo di giugno di quest'anno, dove abbiamo organizzato un po' insieme, o almeno abbiamo dato un grande aiuto all'associazione per organizzare al meglio questa pedalata di solidarietà. E colgo l'occasione, visto che c'è anche qua il sindaco, di ringraziarlo per anche il suo supporto che ha dato all'associazione Io Non Crollo, per anche lui aver creduto in questo progetto e per rinnovare, ecco, l'esigenza della comunità e dell'associazione di poter creare questo polo delle associazioni, questo spazio per la comunità, quindi per poter in ogni modo riuscire a realizzare quello per cui tanto si è lavorato. Grazie. Grazie. Studio 7. Luca Panichi, testimonial, ma soprattutto un amico di Camerino, di questa manifestazione. Luca, noi ti abbiamo visto oggi anche un po' arrabbiato, passami il termine, e sofferente per vedere questa tua seconda città così, che però si sta rialzando. Beh, non è un caso che mi vedi parlare anche con questo cappello, no? Nel senso che vuole simboleggiare quasi un rovesciamento delle parti. In questo caso la comunità di Camerino, in pieno sostegno alla Gran Fondo Terre di Varano con l'Avis Frecce Azzurre, vuole farsi da Babbo Natale in risposta a quel deficit, a quel gap di azione delle istituzioni per quanto riguarda del sistema, direi, più che delle istituzioni generiche, no? Del sistema centrale del governo in merito a quello che è una situazione, come ti facevi riferimento e che mi dà ancora sofferenza, di un territorio che sta soffrendo più del lecito, quello che è una ricostruzione molto farraginosa, molto problematica, e che alla fine mette in secondo piano quello che è la particolarità di questo territorio, una bellezza paesaggistica ambientale straordinaria, un senso di comunità straordinari che rimangono tuttora frammentati da un sistema appunto di ricostruzione deficitario e che può trovare compensazione da questa unione, come diceva bene il sindaco in conferenza stampa, dei cittadini con la stessa istituzione comune, fare squadra per fare
far sì che anche una manifestazione come la Gran Fondo Terre dei Varano diventi una ripartenza, un richiamo, una riespansione di quello che è il senso di stare insieme, il condividere con il mondo esterno, ma anche reperire risorse durante i mesi per vivere la comunità nella maniera migliore possibile. E quale occasione importante come la Gran Fondo, una gara di ciclismo che può coinvolgere veramente tutte le persone a livello individuale o di associazione nel territorio, per ritrovare anche quell'orgoglio, per dire: noi siamo qui, vi ospitiamo al meglio e anche voi godetevi insieme a noi quello che è la bellezza del paesaggio, ma anche le criticità che sono innegabili. Luca, possiamo dire che sei un camerte doc e noi naturalmente ti aspettiamo qui a Camerino a giugno. Assolutamente sì, con grande piacere, anche nel ricordo di Michele come simbolo di uno sport che prima ancora che primeggiare vuole essere strumento di crescita anche per le generazioni future, perché lo sport ti insegna a non mollare mai, è un po' anche questo il messaggio. In questo senso ci siamo accordati adesso in tempo reale proprio per metterci la faccia, per dare un senso anche al mio essere testimonial, farò una doppia scalata, quella che da Bolognola porta su a Sassotetto, quasi a rieditare un po' la prima scalata che ho fatto qua, e poi correre veloce verso l'arrivo per condividere insieme di nuovo a tutti i corridori una giornata che vuole portare un messaggio che noi siamo cittadini del mondo e che vogliamo metterci del nostro per vivere al meglio quelle che sono le possibilità di vita. Studio 7. Cappello di Babbo Natale, no? Che secondo me vuole simboleggiare quasi che in questo caso la comunità di Camerino si fa da Babbo Natale nei confronti di un sistema che non funziona. E in questo ci inserisco anche le amministrazioni comunali, perché un pochino anche da mini addetto ai lavori, no? Se noi consideriamo che l'8% del debito sul prodotto interno lordo, solo l'8% è impattato dal bilancio delle amministrazioni comunali, capite che quando si parla di ricostruzione, se non c'è un sistema che deburocratizza e che crea i presupposti per favorire un lavoro efficace da parte dei territori, ci può essere un bravo sindaco o un meno bravo sindaco, ma l'unica risorsa alternativa appunto non è il sistema, ma una comunità che si fa comunità. Studio 7. Un'Italia che da una parte è fatta da tanti uomini, donne, persone eccezionali, straordinari, con un cuore grandissimo e che è capace di andare a velocità pazzesche. E poi c'è un'altra Italia, che è l'Italia del sistema, l'Italia di ciò che non funziona, l'Italia della burocrazia, che poi non ho capito neppure io quello che significa burocrazia. Forse significa che per aprire una strada ci vogliono 2 mesi, 3 mesi, forse significa che per iniziare a aggiustare qualcosa bisogna fare gare su gare e poi ancora gare, fermo restando che la luce è sempre quella della legalità, quindi la stella cometa, io non è che voglio fare cose particolari o strane. Ecco, abbiamo conosciuto quest'altra Italia. Studio 7. Con il sindaco di Camerino, Gianluca Pasqui, sindaco, mi riallaccio a un'affermazione che ha fatto durante la conferenza. Un'Italia che va su 2 binari. Vien da dire, fortunatamente parliamo di biciclette, andiamo su 2 ruote. Fortunatamente andiamo su 2 ruote e le biciclette fortunatamente non impegnano i binari e i 2 binari, ma possono andare su un'unica linea retta. È vero, una nazione, io ho avuto la sfortuna e anche la fortuna, perché spesso nelle cose drammatiche bisogna ricercare anche la fortuna, seppure è difficile pure da pronunciare questo termine, considerato ciò che è accaduto. Comunque ho toccato con mano un'Italia su 2 binari, un'Italia che da una parte è l'Italia dal grande cuore, l'Italia dei benefattori, l'Italia dell'associazionismo, del volontariato, di coloro che tutti i giorni lavorano per, e poi c'è chi lavora per, ma che all'interno di un sistema quel per si perde e ci sono naturalmente rallentamenti, non si riesce ad andare avanti, non si capisce bene se quella legge è sufficiente o genera un vuoto legislativo. Abbiamo visto che comunque, tirando le somme e parlando di ciò che è accaduto a noi, naturalmente questa è una nazione ancora impreparata per risolvere le calamità, e mi riferisco non tanto nella ricostruzione, della quale ovviamente ancora non parlo, sentendomi
io insieme alla mia comunità fortemente ancora in un momento che non è legato al ricostruire ma all'emergenza piena. Stiamo parlando ancora di SAE, quindi soluzioni abitative emergenziali, e nonostante è passato più di un anno dobbiamo riaprire ancora i nostri centri, dobbiamo intervenire per i puntellamenti sulla pubblica via, e questo perché il sistema detta delle regole che mal si addicono alla velocità. È chiaro che quando dico questo tengo anche sempre ferma con me la convinzione che deve essere tutelata e garantita la legalità, quindi non salto passaggi ma dico che bisogna ben iniziare a ragionare tra ovviamente fare un iter di grande legalità e sicurezza della legalità ma anche di grande velocità per i nostri concittadini. Non può essere che, nonostante il paese Italia è un paese fortemente sismico, con difficoltà idrogeologiche, con alluvioni che spesso non accadono, ogni volta è la prima volta. Questo credo che bisogna ragionare molto su questi discorsi. Io in verità una possibilità o una possibile soluzione al problema la sto predicando ormai da tanto tempo. Bisogna, dal mio punto di vista, lo dico con grande umiltà, obbligatoriamente andare a rivedere il cratere sismico, perché non può, e nel dire questo tranquillizzo tutte le comunità, io non voglio e non lo penso nemmeno all'esclusione di qualcuno, è giusto che tutti coloro che hanno subito dei danni siano dentro, ma non può essere giusto, e lo sottolineo, non può essere giusto che ognuno di noi venga curato con la stessa medicina, non è neppure credibile, quindi c'è bisogno di andare ad intervenire in maniera specifica in base alle e alla calamità che è successo, in base ai danni che noi abbiamo, e questi non sono uguali tra una comunità e un'altra. Lo sport fortunatamente è un valore aggiunto, e quello di questa 10ª edizione si colloca in un momento particolare, se non strano, ma utile e interessante da poter essere anche sfruttato, perché no? Sì, certo, e qui la dimostrazione anche di quello che dicevo, di una città viva nonostante le sue ferite, grazie allo sport. Camerino d'altra parte è stata sempre, e il suo territorio, la città dei giovani, con la sua università, con i suoi impianti sportivi, con la voglia di fare sport e di anche guardare al percorso ognuno di noi senza tralasciare mai quel pizzico di sport nella propria quotidianità. Grazie veramente di cuore a Sandro Santacchi, all'associazione, a tutti quei volontari, a quel popolo di volontari, di persone che in maniera assolutamente disinteressata seguono le direttive del nostro presidente Sandro Santacchi, perché quest'anno regaleranno la 10ª edizione, e come dicevo poc'anzi non è difficile iniziare un percorso, è difficilissimo portarlo avanti in maniera sempre crescente. E questa iniziativa è stata sempre un'iniziativa sempre in crescendo, in positivo, propositiva, e che ha aiutato un intero territorio a fare turismo oltre che sport.